edizione 2013 di Linea Pelle. Siamo a Bologna, 8, 9, 10 ottobre. Un appuntamento internazionale che vede i pellettieri e gli attori della moda ritrovarsi tutti nel capoluogo emiliano a parlare delle nuove tendenze. La pelle italiana combatte la crisi e sfida i mercati internazionali con innovazione, qualità e sostenibilità della concia. Ma in realtà la parola crisi gli espositori e gli imprenditori non la vogliono neanche pronunciare. Si dice che è un settore in crescita, che gli affari vanno bene, che qualità e lusso portano il mercato in alto. La D di Linea Pelle, Salvatore Mercogliano, dice: ogni tre pelli finite, una è italiana sul mercato. E infatti anche quest'anno l'Italia è leader tra gli spazi espositivi, sono più di 700 le aziende presenti e puntano sempre di più all'innovazione, alla certificazione della loro qualità, con un 43% delle aziende del settore munito di certificazioni etiche e ambientali. E la battaglia è ancora aperta. Ci sono i mercati esteri dell'est e dell'oriente che propongono il basso prezzo. I mercati europei, il mercato italiano propongono alta qualità e un target di lusso. Chi vincerà e chi ha ragione?